volta, se vi ricordate, abbiamo finito di parlare dei vini speciali, quelli che appunto hanno delle caratteristiche particolari di produzione che li allontanano dalla classica produzione di un vino che conosciamo. Oggi parleremo dell'aceto balsamico tradizionale. Ricordatevi questo termine che è quasi sempre trascurato. Aceto balsamico va bene, però è una bella differenza quello balsamico detto così da quello tradizionale di Modena o di Reggio Emilia che sia. Sono le due principali zone in Italia, si produce anche da altre parti, ma non ha gli stessi livelli quali quantitativi, che ha questo tipo di prodotto emiliano. Scusate, volevo chiedervi, per quanto riguarda l'altra volta, c'erano delle domande, qualche problema, qualche cosa che non è rimasta chiara? Nulla? Tutto chiaro. Va bene. Allora, dicevamo, parliamo di questo che è l'aceto balsamico tradizionale. Le zone di produzione tipicamente sono due e sono tutte e due concentrate nella parte dell'Emilia in Emilia-Romagna. Quindi la provincia di Reggio Emilia e la provincia di Modena, tipicamente al di sotto della linea ideale tracciata dalla Via Emilia, quindi dalla pianura verso l'Appennino. Questo tipo di prodotto ha delle origini antichissime, tanto è vero che se ne sono perse molti degli aspetti di questa produzione che aveva, perché veniva prodotto tipicamente a livello familiare, quindi non c'era nulla da seguire. Tutto quello che si faceva veniva tramandato familiarmente da padre in figlio e la tradizione così andava avanti. Potevano esserci delle aggiunte malfatte, qualche cosa andava troppo bene, però così è arrivato ai nostri giorni. Quindi, se pensiamo di partire da prima anche dell'anno 1000, per il quale non sappiamo nulla e non sappiamo nulla fino a circa la metà del 1700, tutto quello che oggi come oggi si conosce risale da quel periodo, diciamo circa dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni. È vero che era noto, soprattutto a livello delle grandi corti patrizie, questo tipo di prodotto, perché si produceva appunto in tutta la zona che abbiamo detto, e lì era zona di Granducati, gli Estensi nella provincia di Ferrara, quelli di Modena, quelli di Reggio Emilia, in parte nel Parmense all'epoca. Quindi questo prodotto aveva assunto un ruolo fondamentale nella cucina e non solo delle grandi famiglie nobili, diciamo. Perché non solo in cucina? Perché oggi come oggi si adopera solo in cucina. L'aggettivo balsamico, che lega il nome di questo prodotto, è dovuto al fatto che una volta, nei secoli passati, il prodotto veniva utilizzato per tanti usi, per svariati usi, non ultimo quello medicinale, diciamo. Perché? Forse casualmente, non sappiamo quale sia esattamente il motivo che ha portato a ciò, però si adoperava spesso nei casi di banali malanni, raffreddori, influenze, mali di testa, mestruazioni dolorose nelle donne, e ancora per quanto riguarda punture di insetti molesti, vespe, api, addirittura morsi di serpenti, non dico velenosi perché insomma, come
curarsi un morso di vipera, noi abbiamo quella e tutta la serie che le è legata qui in Italia con l'aceto balsamico, è un po' molto ottimistico, eh? Però si tentava anche in quei casi con questo, ma non abbiamo cronache che ci dicano qualche cosa di più in tal senso. Quindi, di più invece conosciamo per quanto riguarda l'aspetto gastronomico, l'aspetto di cucina. Il prodotto veniva sempre preparato da uve tipiche delle zone che abbiamo citato. Sapete dirmi qualcuna di queste uve delle zone che abbiamo citato? Qualcuno conosce le uve del Reggiano e del Modenese e me le sa dire? Il Trebbiano e il Come? Lambrusco. Il Lambrusco, il Trebbiano. Il Trebbiano è fondamentale perché dà una nota acida che è fondamentale. Voi avete già capito che l'acidità è diciamo, una caratteristica di tutto ciò che è legato al vino e ai suoi derivati. Quindi, il Trebbiano, che è un'uva bianca, ricordatelo, e i lambruschi, che sono tutte uve rosse. Insieme a questi lambruschi ci sono altri due almeno tipi di uve sempre rosse che vengono tipicamente coltivate, allevate nella zona, nelle zone che chiamiamo la zona, è tutta quella del Reggiano e del Modenese, che sono la Fortana e Ancellotta, L'apostrofo Ancellotta. Localmente la chiamano Lancillotta, tutto attaccato, come quando si diceva la radio, è tipico in Emilia-Romagna chiamarla la radio, queste cose, vabbè. E quindi Ancellotta e uva Fortana. L'uva Fortana è anche chiamata uva d'oro. Uva d'oro. L'uva d'oro è diffusa fino all'Oltrepò Pavese, tuttora viene coltivata e viene utilizzata insieme al Barbera, Croatina, uva rara, uva d'oro che sia, sono queste uve, Croatina ovviamente, che vengono ancora utilizzate. Queste uve hanno un aspetto laterale rispetto a quella del Trebbiano e degli altri lambruschi. Però la Ancellotta è un'uva tipicamente molto carica di antociani, di coloranti naturali che sono presenti nella buccia dell'uva. Questi conferiscono un colore molto intenso, un rosso molto carico, violaceo, a tutti i prodotti che derivano da questi uvaggi. Quindi, come tale, il mosto che ne viene fuori una volta che viene concentrato a caldo è tipicamente rosso scuro, rosso intenso. Ho parlato di mosto, adesso vediamo come si prepara. Le uve devono arrivare alla più elevata, al più elevato indice di tasso zuccherino possibile, quindi di maturazione dell'uva sulla pianta. Quindi voi capite che anche in questo caso andiamo avanti prima di vendemmiare, non facciamo la vendemmia nei primi periodi del mese di agosto, così. Ci spingiamo avanti nel tempo fino ad avere una concentrazione zuccherina ottimale molto elevata. L'uva così raccolta viene portata immediatamente a pigiatura, eliminando la maggior parte delle parti solide, quindi bucce, vinaccioli e soprattutto i graspi o raspi che dir si voglia. Ricordatevi sempre, qual è il motivo per cui allontaniamo i raspi da tutte le produzioni con la vinificazione? Come si chiama questa vinificazione fatta con queste cose? Chi mi risponde?
la pigiatura delle uve con tutti i componenti del grappolo si chiama vinificazione in rosso. Rosso. Perché abbiamo tutto quello, quindi il rosso perché? Perché le uve rosse danno il colore al mosto. Il colore, le sostanze coloranti sono naturalmente contenute dove? Nella buccia. Nelle sole bucce degli acini. La polpa non è colorata, ha quel colore giallo-verdognolo che riconosciamo in tutte le uve quando le tagliamo con attenzione a metà in un acino, vediamo che dentro ha questa colorazione, sia che sia bianca l'uva, sia che sia rossa. Non l'uva rossa, quel colore sbiadito che hanno qui nei supermercati, parliamo di uve da vino, quindi quelle nere, nere blu proprio, no? Se noi prendiamo un acino di quelle e la tagliamo con attenzione per evitare di spappolarlo l'acino, vedrete che dentro il colore della polpa è quel giallo verdognolo che conosciamo anche nelle uve bianche. Quindi il colore deriva dalle bucce. Dicevo, cerchiamo di togliere la maggior parte di quelle che sono le sostanze solide, e poi comunque pigiando mandiamo tutto il mosto così ottenuto, tolto soprattutto dei graspi, ma ancora contenente buona parte dei vinaccioli e delle bucce, lo mandiamo tutto a bollire. Si fa una concentrazione di tutto questo mosto così ottenuto prima che inizi a fermentare, prima che ci sia la fermentazione alcolica. Pigiamo, voi sapete che pigiando parte subito la fermentazione per via di che cosa? Dei? Dei fermenti, lieviti. Dei lieviti, che sono sostanze, siamo circondati anche noi, non ce ne rendiamo conto perché sono di dimensioni microscopiche, sono nell'aria, si depositano spontaneamente, perché loro l'uva è dolce, non è zuccherina, quindi in qualche modo cercano di mangiare quello che possono al di fuori del singolo acino. Però quando comincia qualche cosa, il succo dolce viene fuori e gli acini e i lieviti cominciano a lavorare. Quindi sono sempre circondati da questi lieviti. Se noi facciamo la pigiatura, quasi immediatamente parte una fermentazione alcolica che ci dà l'alcol. Ma noi non vogliamo che parta subito. Dobbiamo concentrare il mosto ottenuto perché vada via buona quantità dell'acqua evaporando, perché si cuoce a 100-120 gradi di temperatura, recipienti aperti, in genere utilizzano quei fusti tipo della benzina, avete presente come sono fatti? Da 200 litri circa, puliti, strapuliti, usati da decenni e decenni, anche questi vanno in eredità ai figli, no? Ai nipoti, quindi sono pulitissimi. E quindi come tale si mette lì dentro questo mosto che si raccoglie e si scalda, si porta a ebollizione a fiamma diretta. Ci sono i bruciatori, si mettono sotto questo, si fa all'aperto in campagna, si concentra, evapora tutta questa acqua e si concentra in sostanze zuccherine, quelle rimangono, che conferiranno al mosto così detto cotto. O concentrato, mosto cotto o concentrato, daranno quel tipico sentore dolce che accompagnerà il prodotto per tutta la sua vita. In queste condizioni la concentrazione, vi ricordate come la misuravamo nelle uve quando volevamo vedere nel vigneto a che gradazione potenziale alcolica saremmo arrivati facendo la vendemmia in quel giorno? Vi ricordate come si chiamavano? Gradi? Babo. B-A-B-O. Babo. Babo. Moltiplicando questo valore per 0,6 ottenevamo a grandi linee un valore finale, più o meno,
di percentuale alcolica nel vino. Quindi se noi avevamo 20 gradi babo, schiacciando un po' d'uva, misurando quello che era il contenuto zuccherino in quel momento, 20 gradi babo per 0,6 otteniamo 12. Il vino finale, se l'uva fosse vendemmiata e lavorata da quel momento, avrà circa 12 gradi alcolici. In questo caso andiamo molto più in là, arriviamo facendo evaporare l'acqua con la cottura, arriviamo anche a 37-40 gradi babo. Ok? Quindi non ci interessa sapere quanto alcol ci dà, ma sappiamo che questa concentrazione così elevata ci dice che gli zuccheri sono arrivati a più del doppio, quasi il triplo della concentrazione iniziale di 20, quello che era, 18 e così via. Bene, a questo punto il lavoro è tutto fatto in cascata secondo una regola precisa. Si vendemmia la mattina, durante il pomeriggio si prepara, si fa il mosto schiacciando tutto quanto, torchiando, la sera si mette tutto in questi bidoni, chiamiamoli, no? Questi serbatoi, questi, insomma, come definirli, bidoni di metallo, di acciaio, e vengono messi a cuocere. Si mette sul bruciatore e a fiamma viva si concentra il tutto. Man mano che c'è l'ebollizione viene, porta in superficie bolle d'aria, e ebollizione deriva da quello. Con una schiumarola togliamo le parti più grossolane, che vengono a galla, spinte da questa ebollizione, dal mosto, quindi eventuali graspi che sono passati, rametti di grappolo d'uva, roba del genere, bucce anche, perché tanto il colore già è stato preso, e andiamo avanti così, praticamente tutta la notte. La mattina si spegne il gas, si va a dormire, perché il controllo va fatto durante tutta la notte, non si può abbandonare a se stesso il prodotto. L'indomani, quando il prodotto, diciamo, si è raffreddato, lo si travasa in damigiane, quelle classiche da 54-55 litri, 60, quello che volete. Non più piccole, perché è sconveniente, bisogna fare una marea di travasi. Tenete conto che lì ci sono quintali di uva che vengono lavorati in questa maniera. È un processo artigianale, c'è anche quello industriale, ma è tutt'altra cosa. Comunque, si lascia sedimentare il prodotto dentro le damigiane. Per gravità, piano piano, queste sostanze vanno sul fondo della damigiana stessa, lasciando la parte superiore illimpidita. Fin qui ci siamo? Fate anche un cenno con la testa, fate così, voglio vedere se avete capito, se vi arriva a tutti la spiegazione. Viene fatto all'aperto o al chiuso questo lavoro? Si fa ovviamente all'aperto, perché in casa o al chiuso sarebbe una sauna con tutto il vapore acqueo che viene fuori. No, si fa all'aperto, si fa nel periodo, diciamo, settembrino all'incirca, più o meno, quindi evapora via tutta l'acqua in eccesso. A questo punto il prodotto illimpidito rimane nelle botti per mesi, nelle botti, nelle damigiane per mesi. Siamo già in un periodo freddo, e che cosa succede col freddo? Si rallenta la fermentazione, i lieviti si fermano. Benissimo, chiunque l'abbia detto o pensato ha preso in pieno l'argomento. Col freddo i lieviti si fermano, non muoiono, perché non andiamo a temperature siberiane, ma si fermano. Quindi dormono, perché l'ambiente per loro è gradevolissimo, è tutto zuccheri, figuriamoci. Solo che il freddo li inibisce. Fa niente, riposano, pensano, quando arriva il primo caldo cominciamo a mangiare tutti questi zuccheri e portiamo avanti la fermentazione. Bravissimi, io voglio vedere se siete attenti.
Allora, il prodotto sta lì anche dei mesi. Quando comincia ad arrivare il periodo primaverile, marzo, aprile, maggio, dipende dalle stagioni come tali, il tutto comincia a svegliarsi. Inizia la fermentazione. La fermentazione è lasciata a sé ed è lentissima. Vi ricordate che quando si faceva la fermentazione del vino c'era una condizione fondamentale, si liberava alcol e anidride carbonica. E poi che cosa? Un'altra cosa che dovevamo tenere molto controllata. L'acido malolattico? No, quella è una fermentazione successiva alla primaria. La temperatura, bravissimi. Qui non ci interessa niente della temperatura, perché abbiamo fatto bollire il tutto a 120-130 gradi. Voi capite che la temperatura che avrebbe ucciso i lieviti, e in parte li ha uccisi, non ci interessa più. Anzi, se non ci sono lieviti, li aggiungiamo anche in questo caso all'interno del mosto che si è illimpidito. Aggiungiamo, quando arriva la bella stagione, il caldo, aggiungiamo dei lieviti, anche questi sono lieviti selezionati, si comprano e portano avanti, inizia la fermentazione, che trasforma questo che è un mosto molto dolce lentamente in alcol e acido acetico. Perché? Perché questi che sono i lieviti che mettiamo tendenzialmente favoriscono lo sviluppo di acetobatteri. Vi ricordate che l'avevamo visti, no? Gli acetobatteri, quelli che causavano la fioretta, lo spunto, i difetti nel vino, le malattie che fossero. L'aceto è una malattia del vino, però l'uomo ha saputo, ha imparato che giochi, che ruola in cucina, ovviamente, e lo sfrutta questa possibilità di ottenerlo dal vino. Ovviamente che cosa servono? Vini che abbiano una gradazione alcolica molto alta? Eh no, se è alta, l'alcol è alto, l'alcol è sterilizzante, no? Se lei si fa un taglio, ci butta sopra l'alcol per uccidere chi? I batteri. I germi. Allora, se lei ha una gradazione alcolica molto elevata, i lieviti possono morire per questo. Invece serve un vino che abbia una gradazione alcolica bassa, 7-8 gradi al massimo, non di più. Noi lo concentriamo in zuccheri e poi aggiungiamo i lieviti. A quel punto parte la fermentazione primaria, quella alcolica, che libera alcol, anidride carbonica, calore che non ci importa un fico secco, l'anidride carbonica si allontana, però si crea alcol che va a reagire, dato che il tutto è all'aperto, in piena aria, va a reagire con l'aceto che pian piano va a formarsi. Fin qui ci siamo, se non è chiaro, chiedete. L'aceto che si forma reagisce con l'alcol che è all'interno del recipiente e forma un prodotto che si chiama acetato di etile. È una reazione tra l'alcol etilico e l'acido acetico. Acetato deriva dall'aceto, di etile deriva dall'alcol etilico. Questo acetato di etile è un estere. Gli esteri sono tutti profumati, sono quelli che nei vini, l'avevamo già accennato, vediamo chi si ricorda, danno origine nel tempo a che cosa? Nel tempo, Cosa sentiamo noi in un vino quando ci mettiamo il naso o la lingua? Sentiamo il? Se il vino è invecchiato, sentiamo un buon? Sapore, profumo. E come profumo. Lo chiamiamo? Aroma. Come? Aroma, profumo. Come si chiama? Bouquet. Bouquet, bravissima. Il bouquet.
che si sviluppa nel tempo. Tutto questo bouquet è dato, è scritto bouquet, è dato da esteri della frutta. Ce ne sono tantissimi, eh? Tanto per dirvene uno, vabbè, io sono chimico, ve l'ho già detto, però avete sentito mai qualche prodotto alla banana? Ha un sapore tipicamente di banana, no? Bene, quella banana lì, non crediate che sia nella maggior parte dei casi banana fatta a pezzettini, messa dentro, è acetato di isobutile. Vedete questo nome complesso? È un estere tra l'acido acetico e l'alcol butilico. Acetato di isobutile. Ha l'odore di banana. Gli inglesi, in inglese, i chimici inglesi lo chiamano banana oil. Quindi proprio perché è l'odore della banana. Vabbè, questa era una parentesi aperta. Quindi sono esteri. Questo estere acetico dà questo profumo dell'aceto classico che conosciamo. Ora, man mano che la cosa va avanti, il prodotto prende sempre più sapore, si invecchia come tale nel tempo. Ma c'è una cosa che è fondamentale. Dopo un certo periodo di tempo passato nelle damigiane, quando praticamente tutta la fermentazione primaria è finita, il prodotto non ha più ebollizioni, no? Perché anche in quel caso vengono sulle bollicine di anidride carbonica. Quando è smessa, si travasa il tutto in una prima botte di legno. Si lavora in quella che è la acetaia, una prima botte di legno. Vabbè, qui è schematizzato, no? Vedete com'è? Riuscite a leggere? Un cenno, riuscite a leggere? Sì, sì, grazie. Sì, abbastanza. Sì. La botte più grande, questa qui, la prima, vedete, che ha una capacità molto più grande delle altre, si chiama badessa. In gergo è la madre badessa superiore, è quella che è a capo, diciamo, tra virgolette, di tutto il convento, no? Quindi tutto il convento in questo caso è l'acetaia. Vedete, scende il volume dalla prima all'ultima, la più piccola. La badessa può avere delle capacità di 100-120 litri, dipende. In questo caso non viene riempita completamente. Vi ricordate il Marsala che prendeva il profumo da che cosa? Dal fatto che la botte era parzialmente vuota, scolma, usate dei termini un po' tecnici, diciamo, era parzialmente scolma, comunque vuota, va bene. Come vuota, ecco. Come? Vuota, mezza era, vuota. Era piena per metà, circa per metà. Sì, sì. Anche in questi casi non si va mai oltre i tre quarti, attorno al due terzi di capacità. Se è da 100 litri, dentro se ne mettono 60, 65, 70, via. E si lascia lì, nel tempo. Il tutto avviene nella, ho detto, come si chiama il locale? Acetaia. Acetaia. Perfetto. L'acetaia. Cos'è l'acetaia? Tenete conto che siamo a livello familiare, non siamo in un'azienda, in un'industria che fa questi materiali, questi prodotti. L'acetaia è tipicamente ubicata in campagna, ma ce ne sono anche in città, dipende dalla posizione, se strategicamente è valida o meno. Cosa vuol dire strategicamente? È importantissima la posizione
della casa rispetto al sole. Deve avere questa casa, deve essere di proprietà, uno deve possedere il sottotetto. È obbligatorio, è basilare avere un sottotetto nel quale vengono messe tutte le botticelle, le botti, dalla badessa alla più piccola, vengono tutte sistemate dentro degli appositi cavalletti, si chiamano calastre, in botti di legno. La prima botte, la badessa, conterrà il vino, il primo vino, e lì potrà restare per anni scambiando profumi e aromi col legno della botte stessa. Voi capite allora che se ci sono tante botti, per avere una miriade di aromi, dobbiamo scegliere dei legni che siano molto validi in tal senso. Non cerchiamo il legno di pioppo. Il pioppo è pieno d'acqua, è messo nelle zone paludose proprio per drenare acqua che poi evapora attraverso le foglie, nutre l'albero e si porta via l'acqua dal terreno. Non usiamo il pioppo che non ha nessuna caratteristica aromatica, usiamo il gelso, usiamo il ciliegio, usiamo il castagno, usiamo il rovere, usiamo il ginepro. Ognuno di questi tipi di legno dà degli aromi particolari al prodotto che andrà a contenere. Però siamo arrivati al momento al primo. Facciamo l'ipotesi che il primo sia rovere. Nella botte di rovere questo primo vino sta lì. Sta lì anche 4, 5, 6 anni. È ancora lì, non è diventato ancora niente. Cosa succede? La cetaia è in un sottotetto che non è né coibentato né protetto. Riceve tantissimo calore durante l'estate, e in Emilia Romagna il caldo è forte, e lo sapete anche voi. Riceve calore attraverso il tetto e dalla posizione delle facciate del sottotetto viene messo non a nord ovviamente il tutto, ma sud, sud-est o sud-ovest, in modo che prenda luce e calore dalle tre parti più calde. Le finestrelle che servono sempre, ci devono essere, non debbono essere chiuse, debbono essere aperte e debbono essere le stanze tutte intonacate con calce, a calce, bianche. Le finestre vanno protette con delle reticelle in modo da evitare l'entrata di insetti, uccelletti, ospiti indesiderati, qualche topolino e così via. E così il prodotto viene lasciato nel tempo. Durante il periodo invernale e quello estivo avvengono questi scambi principali col caldo che potenzia questi effetti, no? Col calore si estrae di più, giusto? Col freddo ci sono delle concentrazioni di sapore, di profumi, e queste vanno a finire tutte nell'aceto balsamico che è in via di sviluppo, di facimento, se si può dire così. Passato un certo numero di anni, il proprietario va sempre a controllare, non è che lo abbandona lì a sé e poi dice ci rivediamo nel 2028. Periodicamente fa dei prelievi, piccoli quantitativi, controlla, si avvale di laboratori chimici per fare l'analisi del prodotto. Quando arriva a un certo livello dice basta, ha delle caratteristiche particolari di profumo e sapore che derivano dal, abbiamo detto, rovere, ne travaso una quantità nella botte successiva, più piccolina, che è castagno. Ok? Prenderà delle note più amarognole, più tanniche. Il castagno, voi sapete, che ha dei sapori, dei sentori più amari, se vogliamo. Ricordatevi il miele di castagno. Le signore lo conosceranno, no? È più scuro. Perché? Perché estrae dalla pianta, l'ape, anche tannini che contengono delle sostanze che imbruniscono all'aria e quindi appare più scuro il miele di castagno. Quindi come tale viene passato lì e starà lì degli altri anni. La quantità che è stata tolta dalla badessa
ha abbassato il livello nella stessa, scusate la rima e il gioco di parole, viene ricolmata con un aceto balsamico di prima produzione dell'anno successivo, quello che volete, che avete a disposizione, che ancora non è mai passato in legni. Legni vuol dire in botti di legno. Un nuovo aceto prodotto viene messo all'interno a colmare quel volume di 70 litri che avevamo detto, dopo che ne abbiamo tolte un terzo circa, quindi 30 litri, 35, e passati in quello successivo. E così via nel tempo, dopo un certo numero di mesi, di anni, quello che voi giudicate che sia valido, dalla botte di castagno togliete una certa quantità, in genere è sempre un terzo, un quarto del volume, mai di meno, mai di più, e si passa nella botte un po' più piccina ancora. La quantità che è stata travasata viene compensata nella botte di castagno prendendola da quella di rovere, la badessa. La badessa a sua volta verrà rimboccata con quello che è la nuova produzione e così via nel tempo. Tenete conto, vi ho detto, ci sono delle acetaie, tanto per dirvene una, sono un patrimonio, chi ce l'ha non l'abbandonerà mai. Ci sono delle acetaie vecchie di secoli tramandate da padre in figlio. I padri, spesso e volentieri, non riescono ad assaggiare l'ultima produzione, quello che è l'aceto che si spilla per metterlo nella bottiglia, per consumarlo, perché è stato nelle botticelle 50-60 anni. 60 anni, è chiaro? Ripeto, 60 anni, se non di più. Quindi, quando uno lo va a assaggiare, sarà il figlio, sarà il nipote, ma spesso quella persona aveva 40 anni quando l'ha messo dentro, 35, sono arrivati, sono passati 60 anni, ne ha 95, se va bene è deceduto, voi capite, quindi non lo assaggia nemmeno, sì, avrà fatto qualche assaggio per sentire come andava nel tempo, ma il prodotto finito non lo potrà mai usufruire, mai gestire, andrà ai suoi eredi. La cosa è talmente apprezzata che vi dico, ci sono delle banche, delle società finanziarie che investono, comprano batterie di acetaie perché sanno che è un business eccezionale. Tenete conto che questo è il Reggiano, vedete il mio dito, tanto per avere un'idea, no? Non sono bottiglie, sono bottigliette da 100 ml, più o meno le caratteristiche sono similari. Poi gioca il campanilismo, il mio è migliore, il tuo è peggiore, ma sono tutti validissimi. Questo è l'aceto balsamico Reggiano, tradizionale. Siamo a 100 ml circa, in certi casi è anche meno, 70-75, ma in genere 100. Quello che è il più giovane ha questa etichetta color Aragosta. Il successo ha 5 anni di invecchiamento garantiti, almeno. Il successivo, quello al centro, ha un'etichetta color argento. Ha un invecchiamento garantito di almeno 12 anni. L'ultimo, che è quello etichetta oro, è garantito per almeno 25 anni. Voi capite, immobilizzare un capitale a questi livelli di tempo, a che prezzi porta il prodotto. Una bottiglietta come queste va dai 70 ai 100 euro cada una, per 100 millilitri, Anche le gocce si raccolgono in questi casi e hanno un sapore eccezionale. Io a suo tempo avevo fatto delle escursioni portando i partecipanti a questo che è il
il museo dell'aceto balsamico tradizionale di Spilamberto, in provincia di Modena. Non vi sbagliate con Spilimbergo, che è in Friuli Venezia Giulia, eh? Spilamberto. Siamo al di sotto della linea della Via Emilia, vi ho detto, dalla linea della Via Emilia andando verso l'Appennino, scendendo verso sud, di un 12-15 km, non di più. Si esce a Modena Sud, si prende la strada per Spilamberto, indicata, nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti si arriva. È una visita che vi consiglio caldamente. È un mondo che chi non conosce rimarrà a bocca aperta nel vederlo. Si visita tutto, dal piano terreno c'è un audiovisivo che fa vedere tutto, dalla produzione, ci sono dei bottai che fanno le botti per l'aceto balsamico. Quindi sono tipicamente di legni che sono spessi, di spessore grosso e di dimensioni, la doga non è tanto lunga. 70-80 centimetri, per le badesse un metro. Le altre sono botticelle, la più piccola di solito ha una capacità intorno ai 10 litri. Quindi quando l'aceto arriva in quella ha già passato almeno 25 anni. Chi lo vuol tenere di più, perché dice io lo faccio per me, non per venderlo, lo tiene lì anche 50-60 anni. Durante una di queste visite ci hanno fatto assaggiare, degustare, un aceto balsamico di 50 anni. Vi garantisco un nettare. Girando la bottiglietta aperta, stentava a scendere. Pensate la densità che aveva. Difatti si pescava dentro con un bacchettino di vetro, mettendo poi su un cucchiaino di plastica, ma la plastica altera i sapori, e si assaggiava così. Uno si sarebbe bevuta tutta la bottiglietta e non solo. Vi garantisco una squisitezza. Attenzione, io non voglio sminuire niente e nessuno, denigrando il lavoro di chi fa comunque. L'aceto balsamico che troviamo in giro non si chiama tradizionale, si chiama solo aceto balsamico, che sia di Modena, che sia di Correggio, che sia di dove volete, è tutt'altra cosa. Infatti è liquido, viene giù come l'acqua dal rubinetto. Questo è denso più del miele. Scusami, ma dove si trova questo aceto ottimo e quanto costa? Vi ho detto, si vende in queste bottigliette. Io l'ho sempre preso quando sono andato sul posto. Ah. Anche il museo, beh, ma vale la pena, prima di avventurarsi, uno provi, poi vedrà, perché non è finita, poi vi dico ancora che cosa c'è in questo paese. Spilamberto, giusto si chiama? Spilamberto, come spilla con un L sola però, e Lamberto attaccati, Spilamberto. E quanto costa una bottiglietta? 70-75 euro. Vi dico, sono 25 anni di immobilizzazione del capitale. Una banca non va a fare una spesa del genere, capite? Se si va a investire in questo senso è perché sanno che c'è una rendita. Ci sono batterie intere. Questo che è il museo è ospitato, in una casa nel centro di Spilamberto, e lì, eccolo qua, vedete dove c'è quel gonfalone rosso che penzola? Lì è l'entrata, siamo proprio nel centro di Spilamberto. Sullo sfondo vedete una torre. Dopo vi parlerò anche di questo, perché all'interno di quella torre c'è un altro prodotto che è tipico della zona. Qualcuno lo conosce? Lo sa che cosa sia? Tipico del modenese. Lo zambone? No, siamo sempre a livello di roba
che si beve. Come? Culatello. Culatello è una parte di prosciutto, non si mangia, si beve. Il nocino. Il nocino, bravissimo. Chi era? Io leggo Anna Maria, non so lei. Esatto, marito di Anna Maria. Cioè il nome, mi dica. Marco, sono Marco. Marco, RM c'è scritto. Figurati. Esatto. Benissimo. Ma dove si mette questo aceto balsamico? Su cosa adesso è meglio? Ve lo dico, adesso ve lo dico. L'aceto balsamico, allora, viene venduto e a livello del museo stesso che lo vende, oppure nei negozi di fronte. Fanno tutti lo stesso prezzo. Quindi è inutile che non dica, ma qui lo pago di più, là fuori senz'altro lo pago meno, no, là fuori vende di tutto, non me lo fa pagare di più, perché è una bella cifra se non lo vuol comprare. Comunque, insieme vi possono dare, se lo chiedete, un piccolo ricettario. Si utilizza per tutto quello che è il meglio in cucina. L'importante è non esagerare. Esagerando, se ne consuma tanto, copre molto i sapori delle pietanze che invece deve esaltare in questo abbinamento, perché lui ha delle caratteristiche aromatiche molto forti. Una base di aceto, anche se è dolce, c'è sempre. E voi l'aceto, sentite che profumo forte e intenso che ha. Tenete conto che quando si varca la porta, la soglia d'ingresso del museo, al piano terra, lì si va per visitare, per vedere il video, come si dice, l'audiovisivo, dopodiché si passa sopra. Sopra ci sono i laboratori dove fanno i controlli e le degustazioni, perché ogni anno gli aceti dell'annata vengono degustati dalla consorteria dell'aceto balsamico tradizionale, che assegna dei punteggi a questi aceti dei vari produttori e in base a questi li classifica a vari livelli. Ovviamente hanno delle schede nelle quali scrivono tutto già predisposte. Io ce l'avevo, non so adesso dove l'ho messa, e c'è aspetto, colore, densità, profumo, note stonate, tutto quello che appunto riguarda questa sostanza, aceto balsamico. Una specie di carta d'identità. Sì, in base a quello scaturiscono dei punteggi, no? Questo per me ha una acidità troppo bassa, gli do 1. L'altro dice, per me invece è troppo alta, gli do 9. L'altro dice, per me è ottimale, gli do 6. Ovviamente ci sono dei range entro i quali bisogna muoversi e quindi chi fa gli apprezzamenti, i tastatori, diciamo, sanno che cosa debbono dare in base a quello che sentono in bocca, ai profumi del naso. Tutta questa cosa va poi a finire nell'aceto, appunto. Tenete conto che vi dicevo, questo viene chiamato balsamico perché una volta veniva usato per tutte queste cure, tra virgolette, no? Che vi ho detto per i malanni più comuni e più svariati. Adesso non è più così, adesso si adopera solo ed esclusivamente in cucina, ok? È una cosa inutile, nessuno, abbiamo gli antibiotici, figuriamoci se uno si va a curare un taglio sulla mano con l'aceto balsamico, gli costa un occhio della testa e non ottiene nessun risultato praticamente. Erano delle coincidenze quelle che portavano a suo tempo autoconvincimento appunto di quello che era il malato, che lo portava a guarire, a dire ah sì sì mi ha fatto bene, mi ha guarito. In realtà così non era, sì avrà potuto avere un minimo di effetto terapeutico, ma era proprio una cosa banalissima, ok? Quindi non si adoperano più come sostanze medicamentose. Vi dicevo prima della famiglia Este di Ferrara, gli Estensi, avevano mandato a Francesco I, re di Francia, in occasione della sua elevazione al trono, dell'aceto balsamico. Questo che ne conosceva la fama,
non ho mai avuto un regalo così bello, un imperatore, un re, eh? Pensate voi a che livello siamo. E partiva da, non è che gli estensi facessero loro l'aceto balsamico, avevano tutti i loro sudditi che lo producevano, in parte poi con le mezzadrie, con tutto questo, parte toccava a loro, no? E loro ne facevano dono dei più buoni a quelli che erano i loro ospiti più illustri e più noti. Quindi l'importante è saperlo adoperare. Allora, abbiamo i tre tipi. Quello, diciamo, nel modenese ne fanno solo due. 12 anni di invecchiamento e 25. Il più giovane si chiama affinato, quello da 12 anni. Quello da 25 è l'extravecchio o stravecchio. Per cucinare il prodotto viene sempre aggiunto alle pietanze durante la cottura, come tipo più giovane e non il più maturo, non il più vecchio, il più giovane, perché è inutile sprecare aromi e altre sostanze peculiari dell'extravecchio durante una cottura, che col caldo e col fuoco, diciamo, spariscono, vanno via, mentre rimane comunque la base di acido acetico e sostanze dolci che sono portate e anche evaporando permangono nella pietanza. Quindi il reggiano utilizza quello che è colore aragosta, poi in base alle disponibilità, a quello che uno vuol fare, se è un gran gourmet saprà se aggiungere anche quello argento, per terminare, come con quello oro modenese, lo stravecchio, per terminare con questo aggiungendone solo qualche goccia alla pietanza a fine cottura, prima di portare il piatto in tavola, in modo che il calore del piatto sviluppi, faccia liberare dalle gocce di aceto balsamico l'aroma che gli è tipico. Vi garantisco che è una cosa unica. È come il tartufo, cioè a chi piace e a chi no, è ovvio. Però se io mi avessi un pezzo me lo centellinerei a briciole proprio, perché io vado matto, a me piace tantissimo. E anche l'aceto balsamico. Io lo chiamo balsamico, ma intendo sempre tradizionale, ricordatevelo. Quello balsamico è quello che viene giù dalla bottiglia come se fosse il vino, niente di più. Bene, esistono tante ricette, l'importante è saper adoperare questo prodotto. Mai esagerare, come ho scritto lì nella dispensa, gli eccessi denotano insicurezza. Uno non sa ma quanto ne metto. Non è un buon palato chi lo fa intanto, questo uso così, a casaccio. E quindi non riflette su come sta lavorando con quel piatto in cucina. Si usa crudo, si usa in cottura, molti lo mettono sulle fragole per esaltarne il sapore e l'aroma, ma attenzione, non usate quello che è da bottiglia così, no? Ci vuole proprio almeno un 12 anni. Già quello 5 è molto liquido, ma lo fanno solo nel Reggiano, non viene più fatto. Una volta anche nel Modenese, ma non lo fanno più. Cosa vi posso ancora dire? Professor Cristini. Chi va là? Sono Giovanna Leccisi. Sì. Senta, a proposito degli investitori, perché sono capitali, eccetera. Ricordo male, quando ci fu il terremoto, nel 2012 mi sembra. Ricordo benissimo, non so ho già capito dove vuole andare lei. Ma... mi pare che ci fosse stato un grosso problema anche per le acetaie, poi non se n'è più saputo niente. Certo, certo. Allora, la parte più preponderante era legato ai locali, ai magazzini di stagionatura del parmigiano reggiano. Sì. Quelli stanno in altezza, pesano,
bastata qualche scossa, si è incrinata l'incastellatura che teneva su il tutto e col peso è crollato tutto al suolo. In parte l'hanno recuperato tagliandolo nelle parti più accettabili e svendendolo. Sì, mi ricordo che... perché non era arrivato al top della maturazione che era prevista per quelle forme, però le hanno comunque recuperate in parte. Per quello che è l'aceto balsamico, molti hanno avuto dei danni, però diciamo c'è sempre questo fattore legato a lungo tempo, qui parliamo di decenni, è ovvio che chi ha avuto dei danni sulle botti più piccole si sarà strappato i capelli, però hanno sempre avuto una scorta dalle botti più grandi, dalla badessa, da quello che volete, per raggiungerlo alle botti più piccole, più piccine. È chiaro che se le botti si sono rotte, incrinate, spaccate, fessurate, vanno buttate, non si possono stuccare, anche se stucco per enologia. Quindi una volta buttate bisogna ricomperarle e costano più delle barrique. Delle barrique costano un occhio della testa, Queste costano ancora di più. È tutta roba fatta a mano. Credo poi nuova non è impregnata degli aromi ovviamente, degli anni. Trasmettono quanto hanno già avuto, si impregnano a loro volta e trasmettono. Tutto questo insieme di profumi conferisce all'aceto che passa all'interno, via via nel tempo, aromi che prima non aveva, quando era nella botte precedente. Certo. E così via. Però ricordo che per il parmigiano c'erano state molte iniziative, aiutiamo le case, avevamo comprato. Avete conto del business? L'aceto balsamico hanno tesaurizzato quel poco che è rimasto. No, è stata fatta molto più in forma più modesta la cosa. Ovviamente, anche perché i costi sono decisamente maggiori. Se ci si mettono le banche a gestire un'acetaia. Un'acetaia, tenete conto che vuol dire almeno 5 botticelle, almeno il minimo che diciamo viene considerato sfruttabile, almeno 5 fino a 9 e anche più botticelle. Quindi se una banca può permettersi questo, vuol dire che il tutto, giusto? Quindi non è che come quindi dice, quello che è rimasto sarà salito ancora di più di prezzo. Comunque cioè. comunque sia, in molti casi quello è solido, è caduto e si è rotto, ma è rimasto come tale. Se cade l'aceto balsamico e va per terra, lei mica si può mettere a raccogliere con una spugna, no, voce. Quello che era il pavimento, anche se non lo farebbe, no? E quindi il passaggio in bottiglia poi è breve, c'è una vendita. Beh, diciamo che una volta che è in vetro, basta, non invecchia più, anche se sta lì altri 30 anni. Ma non ce lo tengono 30 anni. Non acquisisce più nessun profumo, nessuna roba. Cui... Non va male. Però ma penso che ne imbottiglieranno una quantità, quella calibrata per la richiesta del mercato, perché anche in zona è molto difficile riuscire a comprarlo, non è così semplice. Negozi, se va nei negozi che ce l'hanno, lì ce l'hanno in tanti, lo trova. Di fronte, nella via che vi ho fatto vedere, di fronte al museo, proprio di fronte dall'altra parte del marciapiede, 5 metri di fronte, c'è un negozio che li vende, ne vende tanti, ma non solo questo, ce ne sono tanti che lo vendono. Ma avranno sempre dei quantitativi, perché noi anche per lavoro ci siamo capitati lì in zona, ma anche l'albergo per esempio ti diceva noi ne compriamo un quantitativo limitato per il nostro ristorante, non possiamo dargliene, vendergliene ovviamente, neanche un boccettino minimo. Immagino, anche perché anche lì bisogna farsi dei conti in tasca. Dice, quest'anno ce n'è, io ne compro 10 bottiglie. Dato che si dosa a gocce, 100 ml a gocce, ne fa. A voglia. Usa, no? Anche se lei ha un ristorante di grido che è pieno di gente, lo usa tanto. Andarne a comprare 10 bottiglie vuol dire, metta quello che ha avuto il Covid quest'anno, l'anno scorso, che cosa fa se le tiene lì per altri 4-5 anni? Certo. Altro che immobilizzare un capitale. E quindi non serve.
ne basta comprare una. Il ristoratore, non so, il San Domenico di Imola, potrà, come si chiama, la Carlo Cracco, potrà averne due, forse tre, ecco, ma a questi livelli. Se no, non serve, anche perché un piatto condito con l'aceto balsamico tradizionale non costa 10-15 euro, sia ben chiaro. Se io faccio fare una grattugiata di tartufo d'alba sopra le tagliatelle, il prezzo del piatto dai 13-14 euro mi va a 30 come minimo. Ed siamo solo al primo piatto. Quindi lì bisogna andare con una carta di credito ben fornita in un ristorante. Eh sì, perché poi lei non può scendere. Anche questo vedremo nel tempo, fa parte tutto del corso. Quando lei inizia una degustazione, un assaggio, qualsiasi cosa, ma siamo già alle 18:34, lei deve andare in crescendo, mai in calando. Se lei ha preso un piatto con del tartufo, dopo non può prendere un omelette al formaggio, perché muore, capisci? Quindi come tale deve essere un qualche cosa di robusto, una, che ne so, una lepre in salmì, un fagiano arrosto, un cinghiale, quello che vuole, ma si sale sempre, non si torna mai indietro. Quindi il tutto richiede molto da Milano. Professore, mi scusi, ma è per questioni economiche oppure per questione di salute, di gestione e via? Sono giusi. Sì, ma non ho capito la domanda, che cosa? Cioè, il fatto che deve andare in salita, se ha preso, non so... No, non si torna mai indietro, ecco. Perché la bocca è già abituata a un sapore più intenso, più forte. Se lei prende un bicchiere di Brunello di Montalcino, la bocca è piena, sentirà una massa di profumi, di sentori, di sapori. Se dietro gli beve un lambrusco, muore tutto, perché lei cade, non, ritorna indietro. Si parte sempre dal più leggero, dal meno strutturato, salendo sempre di più, per gradini. Capisci? Ma questo sia per il cibo che per le bevande? Per tutto, tutte le cose si va increscendo. Ho capito. Nello sviluppo dell'uomo si passa dal bambino al fanciullo, all'infanzia, alla pubertà, all'adolescenza, fino all'età adulta. Non c'è nessuno che arriva all'adolescenza e poi torna alla fanciulla. Giusto. È una cosa, una legge naturale. L'uomo nei suoi lavori, perché questi sono lavori umani, asseconda la natura in questo senso. E tutto accompagnando il cibo col vino, parleremo anche di questo, abbiamo tempo, vedremo come si equilibrano le cose. Fino grazie, professore. No, si figura. Fin qui è tutto chiaro? Sì, una grazie. Domanda, scusi. Io volevo sapere, lei ha spiegato che il mosto viene trasferito nelle damigiane. Sì. Poi continua la, diciamo, la fermentazione perché c'è l'aggiunta dei lieviti. Ma le damigiane sono aperte o chiuse? No, no, le damigiane sono chiuse. Tanto ormai il tutto è stato fatto, la mostatura è stata fatta. La fermentazione che porta ad avere l'alcol e l'aceto, diciamo, avverrà dopo nelle botti di legno parzialmente scolme, parzialmente vuote, e lì durerà per tempo necessario fin quando dalla badessa travasiamo nella successiva e poi nel tempo dal momento che entra nel legno inizia la fermentazione. Certo, capito. Che trasforma gli zuccheri in alcol e acido acetico. Per cui nelle damigiane ci stanno un po' di tempo, ma naturalmente... È come un'anticamera, ma non succede niente, perché nel vetro non può avere scambi col legno, gli aromi del legno e tutte queste cose, no? Che lasciano profumo. Certo, e il rabbocco è annuale, per cui tutti gli anni viene fatta questa cosa. Leggete il tutto nella dispensa, Si fanno tipicamente nel periodo invernale il prodotto è più... chiuso, stretto per il freddo. Se le facessimo in estate, aprendo, escono tanti profumi e tanti aromi, perché dentro è più caldo.
e va, diciamo, e arrivano gli aromi al naso. Comunque, entrando nel museo, si sente, appena uno arriva lì, un profumo che è una cosa incredibile. Ma guardate, non vi sto dando un bidone. Provate per credere, è una cosa eccezionale. C'è un periodo particolare per andare al museo? Beh, no, lì per questo si può andare in qualsiasi periodo dell'anno, basta una telefonata. Se volete, beh, no, lo trovate anche su internet, l'aceto balsamico tradizionale di Spilamberto, provincia di Modena, il museo, questo è il museo, e dentro fanno tutto, vi fanno vedere, assaggiare, tutto quello che volete. Ok, grazie. Va bene, grazie, buonasera. Solo un'ultimissima cosa, mi perdoni, se fate il biglietto, costa poco, non so se 5 euro, avete l'ingresso, io sono andato qualche anno fa, c'ero già stato svariate volte, l'ultima volta sono passati qualche anno, avete il biglietto d'ingresso in quella torre che vedevate in fondo nella fotografia che io ho fatto vedere. Il Nocino. Lì c'è la consorteria del Nocino, tipico modenese. Vi spiegano tutto sul Nocino, ve lo fanno anche assaggiare, quindi assaggiate l'aceto e il Nocino. Non abbiate paura, perché è quasi un tornare indietro, però lì avete la forza dell'alcol, perché il Nocino è 40-41 gradi, quindi alcolici. Bene. Bene, grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a tutti voi. Alla prossima. Buonasera, grazie.